Salve e benvenuti al nostro amico libro che in qualche modo, sommessamente, speriamo, in modo interessante, vuole essere edificante nel senso kirchegordiano. E allora cominciamo da un grande padre della Chiesa, Leone Magno, in questa biblioteca patristica, I Sermoni del Ciclo natalizio. A cura di Elio Montanari, Mario Naldini e Marco Pratesi, dalle Deoniane di Bologna. Chi recita abitualmente il breviario trova subito subito leggendo già il primo di questi sermoni che abbiamo, vedete in originale latino a sinistra e traduzione italiana a destra, un testo subito molto famoso. Oggi carissimi è nato il nostro salvatore. Esultiamo perché non vi è posto per la tristezza dove si celebra il Natale della vita. E questa, annientando la paura della morte, Infondi in noi la gioia dell'eternità promessa. Nessuno è escluso dalla partecipazione a questa gioia. Il motivo del gaudio è unico per tutti, perché il Signore nostro che ha distrutto il peccato e la morte, come non ha trovato nessuno immune dalla colpa, così è venuto a liberare tutti gli uomini. Esulti il Santo perché si avvicina alla palma. Gioisca il peccatore perché è invitato al perdono, riprenda animo il pagano perché è chiamato alla vita. E via di questo passo, questi sermoni, una bella, lunga, profonda introduzione, dopo i testi dei sermoni poi ci sono note abbondanti, i temi che vengono affrontati sono sermoni del ciclo del Natale e quindi... C'è questa centralità del Cristo, ma possiamo così sfogliando dare qualche altra piccola indicazione per dire che ci sono poi altri elementi che vengono evidenziati, per esempio sulla Epifania, il giorno nel quale Cristo Signore si manifestò per la prima volta alle genti o oh carissimi. Si deve celebrare con profonda venerazione. Oggi dobbiamo far nascere i nostri cuori quelle gioie che furono già nell'anima dei Tre Magi. E poi vengono ricordati Isaia, il Signore ha rivelato il suo braccio. Si parla poi, se poi vogliamo riflettere con animo attento, in che modo quei tre tipi di doni vengono offerti anche da tutti coloro che con un cammino di fede. Giungano a Cristo, eccetera. Allora, la riflessione sull'oro, l'incenso e la mirra. Oppure vediamo un altro passo. Celeberrimo, ve lo citiamo subito, ripreso qui dalla traduzione italiana, riconoscio cristiano, ma almeno l'incipit, lo diciamo in latino, agnoscio cristiane, dignitatem Tuam et divine consors factus nature. Riconoscio Cristiano la tua dignità, è divenuto partecipe della natura divina, non vuole ricadere nell'antica abiezione con una vita indegna. E finalmente un ultimo, un ultimo rilievo, che vogliamo, no l'abbiamo già fatto, questa della, della gioia, dell'esultanza del Natale. Diciamo invece allora a conclusione, ricordiamo. Il prospetto di questi sermoni, lo inquadriamo qui, sono sei volumi, questo è il volume secondo sul ciclo natalizio, mentre ci sono quelli fra storia e teologia, quaresimali, mistero pasquale, pentecostale e digiuno, sermoni commemorativi. Dalla parte Leone Magno, padre della Chiesa. Vescovo è stato soprattutto, appunto, un pastore che attraverso i sermoni dava la parola di Dio durante la liturgia, anche se è intervenuto autorevolmente in discussioni cristologiche che fanno di lui anche un teologo. E veniamo a una pubblicazione che riguarda invece: dobbiamo spostarci di un buon millennio? Un altro santo, Carlo Borromeo questa pubblicazione della Bolzoni, la biblioteca ambrosiana, prima di Carlo Borromeo, Lettere e Arti a Milano nel Primo Cinquecento, a cura di Raldo Bellini e Alessandro Rovetto. Qualcuno ricorderà che abbiamo presentato altri due volumi di questa serie prima di Carlo Borromeo perché ogni volume affronta un aspetto particolare di una cultura, di una civiltà, di una chiesa dalla tradizione ricchissima. Allora veniamo qui a dare uno sguardo prospettico, la maniera a Milano, per maniera si intende il tipo di pittura che riproduce gli stilemi dei grandi classici, possiamo dare subito un'occhiata e allora si propone subito il modello che in questo caso è un artista milanese che ci presenta il quadro di Sant'Anna con la figlia Maria e il bambino Gesù che gioca con l'agnello che è ripreso naturalmente da Leonardo come tutti sanno. Poi <coughs> vengono altri pittori, altri modelli, altre imitazioni. Ancora continuiamo questo inserto di rappresentazioni, la maniera come è stata definita e dopo queste riproduzioni di artisti che a Milano, nel milanese, riprendono gli, gli autori classici, i grandi autori rinascimentali, veniamo ad altre componenti di questo volume, l'antropologia di Galeazzo Capella, editori, architetti, la chiesa di Santa Maria della Passione, fino ad arrivare a un umanista Erasmo, attraverso lo sguardo di un umanista milanese il filo Erasmo di Primo dei Conti. Quindi, come vedete, anche questo volume, come gli altri due, molto ricchi per ricostruire l'ambiente di Milano. Abbiamo mostrato alcuni quadri ispirati, per esempio a Sant'Anna Maria il Bambino di Leonardo da Vinci. In questo caso invece veniamo ad alcune pagine per illustrare l'arte tipografica a Milano. Ecco il frontespizio di Teodoro da Sovico, confessionale. Altre pagine abbiamo qui rappresentate e soprattutto, ripeto, la descrizione di questo ricco ambiente milanese della chiesa di Carlo. Borromeo, Due volumi che vogliono allargare lo sguardo, stiamo parlando dell'edificante, per questa pubblicazione della Venexia di Georges Laïe Sefer Yezira, il libro della formazione. E allora naturalmente bisogna tener conto di questo ambiente. Orientale, so, siamo nella cultura ebraica. Abbiamo detto orientale perché abbiamo diverse tradizioni di questo sefer Jezirat, di questo libro della formazione, cioè della creazione del mondo. E la cabala e la mistica ebraica che si avvale dello studio delle lettere dell'alfabeto e attraverso le lettere dell'alfabeto vuole cercare un significato così alla creazione. Vediamo di dare qualche esempio. In 32 meravigliosi sentieri della saggezza è inciso Yahweh degli eserciti, Dio di Israele, Elohim vivente, Re dell'universo. El Shaddai, misericordioso e clemente, santo egli è, il suo universo fu creato con tre sefarim, sefer, sefarim, il plurale, il libro, la numerazione, il discorso. Allora, dieci sefirot, poi abbiamo due, tre, quattro, vengono elencati uno per uno. 22 lettere fondamentali, tre madri, sette doppie, 12 semplici. allora poi le tre madri, le sette doppie, le semplici, le 12 semplici e ancora vi sono tre madri, eccetera. E abbiamo, ripetiamo, quattro diverse versioni. Si porta sempre il, il testo originale e la traduzione italiana. Di questo libro della formazione, questo capitolo particolare della Cabala della Mistica Ebraica. Mentre dalla Gregoria nel Biblical Press ci spostiamo a un testo escatologico zoroastriano, Domenico Agostini ci presenta questo Ayadgar Iamaspig, cioè il memoriale di. Yamas, che qui viene presentato in una rigorosa edizione critica, con il testo originale, la traduzione, il testo, in questo caso anche abbiamo diverse redazioni, più o meno ampie. D'altra parte, quando si parla di cosmologia zoroastriana, si fa riferimento a una ricca serie di testi, di pubblicazioni. Allora per dare un'idea, il testo è portato nella traduzione francese: Nel nome, per la volontà, la pace e la protezione di Ormazd, Signore, Creatore buono, Benefattore, il più grande fra gli esseri celesti e terrestri, e di Amaraspand con gli asda celesti e terrestri, la buona religione masdea. Questo memoriale che è chiamato Yamaspi fu scritto durante il periodo durante il quale il re Vistap era il sovrano. E a mano a mano appunto si dà questa cosmologia che è anche una teologia della storia. Dobbiamo ricordare i principi. Essenziali della religione zoroastriana, siamo nel, nell'antico Iran, siamo nell'antica Persia, e c'è un principio buono, un Dio buono che crea. Interviene poi un principio cattivo, un Dio cattivo che contrasta, perverte fa cadere nella materia che è negativa, che è peccato, e c'è poi la lotta tra il bene e il male fino alla vittoria definitiva. Dicevamo un testo zorastriano, una edizione critica rigorosa che riporta i testi in lingua originale, vedete questi caratteri che sono i caratteri... Dell'antico persiano in cui sono scritti con anche varianti di altre lingue, di altre traduzioni, noi abbiamo dato un piccolo saggio dal testo, dalla versione francese e veniamo a due pubblicazioni che in qualche modo si collegano. Partiamo da questo volume della, delle Paoline di Charles Jean Guenin, credere, sperare amare. Con San Francesco di Sales. San Francesco di Sales, Vescovo che si è occupato della conversione, del ritorno alla Chiesa Cattolica dei protestanti, era Vescovo di Ginevra, ma Ginevra Ginevra in mano ai protestanti, non potendo risiedere a Ginevra, rimane ad Annesina, alla Savoia e lui scrive e manda dei messaggi, quasi dei pizzini, per dialogare con i protestanti e nello stesso tempo è un grande direttore di spirito. Qui vengono riportate alcune sue riflessioni sulle virtù, appunto, teologali della fede, della speranza e della carità. Leggiamo questa santa virtù della speranza che da ogni parte termina in Dio è una virtù divina. Poi riporta un commento a Sant'Agostino, è vero che l'uomo è creato per la felicità e la felicità per l'uomo. Il volume è arricchito anche dei, di alcuni confronti con il catechismo della Chiesa Cattolica. Vediamo qui un brano dalla filotea, cioè l'introduzione alla vita devota. Considera l'amore eterno che Dio ti ha portato. Perché già prima che nostro Signore Gesù Cristo, in quanto uomo, soffrisse in croce per te, la Sua Divina Maestà nel suo immenso amore ti inseriva nei Suoi disegni e ti amava immensamente. Insomma, è quasi una piccola antologia della figura dell'insegnamento dell'opera pastorale di Francesco di Sales, la sua formazione teologica e anche un confronto con la dottrina ufficiale della Chiesa attraverso il catechismo della Chiesa cattolica. Accostiamo questa pubblicazione periodica della Claudiana, Protestantesimo, questo è un numero doppio ed è un volume veramente ricco, perché come possiamo vedere dal prospetto è una ricerca a più voce sul genere, il gender di cui tanto si parla. Cioè genere maschile, genere femminile, è una realtà fisiologica, naturale, biologica, è anche una cultura. Possiamo risalire al celebre non si è donna, donna si diventa, che voleva avere nella espressione originale del volume Il secondo sesso di Simone de Beauvoir, un significato culturale poi ha portato a questa discussione attuale e qui si vuole portare un contributo, ripetiamo a più voce, anche il confronto con la Bibbia, con la realtà femminile, la Bibbia ma anche l'Islam contemporaneo, l'ebraismo, dialoghi tra antropologia e teologia. Si risale a Lutero, ci si confronta con la filosofia di Wittgenstein. Insomma, è un contributo al dibattito tutt'altro che tranquillo sul genere e il confronto con la Bibbia, con la tradizione cristiana, prima ebraica, poi cristiana, in particolare cattolica, pone molti interrogativi. Due volumi di cultura, anche la cultura può essere edificante se Hegel aveva detto che la filosofia deve evitare anzitutto di essere edificante il nostro Kierkegaard a cui abbiamo preso questa categoria diceva invece che la filosofia deve essere edificante altrimenti è un vano parlare. Allora da Garzanti di George Steiner la lezione dei maestri. George Steiner è un intellettuale finissimo e ricchissimo. Possiamo immaginare, può immaginare chiunque prima ancora di leggere o sfogliare questo volume, la ricchezza delle riflessioni che spaziano dalla classicità greco-romana al Rinascimento, agli autori francesi. A Elderlin, che abbiamo qui sotto gli occhi e leggiamo in traduzione italiana, perché divino Socrate sei indulgente con questo giovane sempre? Non conosci nulla di più grande? Perché i tuoi occhi si posano su di lui come sugli dei con amore? Chi ha pensato a ciò che è più profondo ama ciò che è più vivo. Chi ha gettato lo sguardo dentro il mondo intende l'alta giovinezza e i saggi propendono molte volte al bello, alla fine. È una lirica di Hölderlin che riprende il rapporto tra Socrate e Alcibiade di cui Platone ci parla nel simposio e si arriva, si va avanti, vediamo qui un confronto tra Empedocle, Gesù, Buddha, Zoroastro, anche in questo caso leggiamo. Sto su rocce nude, ammantato dalla notte, da queste altezze aride, guardo giù una terra che fiorisce, vedo un'aquila che volteggia e che con giovanile ardore, rivaleggiando con i raggi d'oro, sale nell'eterno splendore. Perché questi discorsi, possiamo dire, sugli antichi maestri, sono arricchiti da preziose... Citazione: un'ultima. Voi e Zaratustra che fa parlare Nietzsche che fa parlare Zaratustra in così parlò Zaratustra. Appunto, voi non avevate ancora cercato voi stessi, ecco che trovaste me, così fanno tutti i credenti, perciò ogni fede vale poco. E ora vi ordino di perdervi e di trovarvi, e solo quando mi avrete tutti rinnegato, io tornerò tra voi. E il grande meriggio è quando l'uomo sta al centro del suo cammino tra l'animale e il superuomo. Quindi, in base a una profonda conoscenza dei testi, George Steiner ci offre alcuni preziosi testi scelti. Una pubblicazione di una città è un periodico che noi presentiamo molto spesso, questa volta un volume un periodico, una città viene da Forlì. Di Nicola Chiaromonte, Framette e te la verità, Lettera Mosca, in quarta di copertino, ci, ci si ricorda il profilo di queste due personalità così diverse e così vicine come vuol far intendere il titolo Fra me e te la verità. Melanie von Nagel-Massajusel, nata in Germania famiglia nobile tedesca, il padre generale ucciso durante la rivoluzione di Monaco del 1919, sposata dopo la morte del marito diventa monaca benedettina e Chiaromonte, un intellettuale italiano, antifascista, critico d'arte, tutti e due hanno viaggiato molto, si incontrano attraverso amici comuni perché sono due esistenze. Che si snodano lungo il Novecento, e tanti intellettuali sono stati in relazione con loro. E dopo essersi conosciuti, due personalità, ripetiamo, molto diverse, ma dalla finissima sensibilità culturale e artistica, un ricco carteggio, soprattutto di Melanie, che viene qui nominata con il vezzeggiativo, il diminutivo Musca, e Nicola Chiaromonte, e parlano di arte di cultura, di letteratura, di ricerca dello spirito, di una società in cui gli individui devono incontrarsi, partendo, ripetiamo, da posizioni molto diverse, ma subendo anche come dire, il fascino personale l'uno dell'altro. Soprattutto Melanie scrive centinaia e centinaia di lettere, Nicola Chiaromonte è più sobrio, ma qui le sue lettere danno un'idea sufficiente dello stile, della passione, del gusto, dell'eros che corre fra i due. Naturalmente non vogliamo diffonderci a ricordare le molte storie di amicizia che vanno da Davide e Jonathan fino a Baltasar e Adrienne von Speer. Una sezione artistica, cominciamo da Chantilly. Al tempo di Lenotre, Lenotre è il grande architetto che organizza il giardino di Chantilly, siamo nel secolo d'oro, il 600 di Luigi XIV, di Serge Briffaut, Olivier Damé, Emmanuel Olmé. Un paesaggio in progetto perché questo grande giardino foresta con prati, erbe fiumi, vasche d'acqua piante animali ha richiesto naturalmente moltissima attenzione moltissime cure e qui viene ricordato anche il carteggio che intercorre tra Le Nôtre l'architetto appunto paesaggista e il Gran Condé che rivaleggiando con la Versailles di Luigi XIV si fa costruire questo maestoso giardino con un grande castello dove si inquadra anche la vicenda di Louis Vatel, il cuoco di, del Gran Condé che riceve Luigi XVI, bel film interpretato da Gérard Depardieu. Tornando indietro, l'edilizia nell'antichità, nuova edizione con CD-ROM, che vi mostriamo naturalmente, perché è vero che c'è il CD-ROM, e Cairoli, Cairoli, scusate, Cairoli Fulvio Giuliani, per la Carocci pubblica questo volume che vuole intrecciare ingegneria e architettura per capire i criteri con cui si costruiva nell'antichità e qual è il valore permanente di questi edifici, di queste costruzioni e come possono essere utilizzati gli elementi che vengono fuori dai materiali utilizzati, dalle tecniche di costruzione. Finalmente una pubblicazione periodica, la ben nota, almeno per i nostri amici e spettatori, Medioevo di My Way, un passato da riscoprire, dove insieme ai luoghi, insieme ai vagabondi, insieme ad altri argomenti c'è per esempio il Duomo di Modena e il Tesoro d'Abruzzo, quindi veramente si può essere edificati, non soltanto nel senso materiale, come per esempio ci dicono questi volumi, l'edilizia dell'antichità e Chantilly o note, perché abbiamo voluto accostare sia gli elementi di edificazione materiale, perché filologicamente l'edificante nasce appunto dall'edificare materialmente, ma poi c'è... La edificazione spirituale, culturale e artistica, come abbiamo cercato di far vedere attraverso questa pubblicazione. Queste pubblicazioni, la lezione dei maestri di Steiner, da Garzanti e Framette, la Verità Nicola Chiaromonte e Melanie da Una città, questo quaderno di protestantesimo sul genere, con tutte le problematiche che nascono anche a livello di interpretazione biblica di interculturalità, ma non tutto è genuino, naturalmente. C'è molto da discutere. E dalle Paoline invece credere, sparare, amare: un profilo della figura e dell'insegnamento di Francesco di Sales, uno sguardo all'ebraismo con il Sefer Yazirah, il libro della formazione. Siamo nella mistica ebraica, mentre invece con Aghar e Yamaspik siamo nella mistica sufi musulmana. Eravamo partiti da due santi, Leone Magno, i sermoni del ciclo natalizio dalle Dioniane di Bologna e Carlo Borromeo, o meglio, l'ambiente artistico, culturale, privi di Carlo Borromeo, e chiudiamo in bellezza, con molto affetto, con questo bel volume della Velar e in coedizione con la LDC di Torino. La Vela di Gorle, in provincia di Bergamo, di cui abbiamo presentato molti volumi Il Volto di Cristo, ecco, sullo stesso stile, sullo stesso formato, il simpaticissimo, l'amatissimo Francesco. E come si può vedere sfogliando rapidamente questi volumi, si parte dalla elezione e dal primo saluto che ha subito conquistato tutti con buonasera e buon appetito, e poi a mano a mano l'infanzia, la formazione in seminario, il mondo dell'Argentina, il mondo artistico, il mondo sportivo, ma anche la dittatura, le tragedie, e poi a mano a mano l'attività del gesuita, provinciale dei gesuiti, gli amici e naturalmente l'attività, ormai siamo a un anno dalla elezione, dopo le dimissioni di Papa Benedetto XVI, l'attività del Papa che tutti ben conosciamo e che in questo volume viene documentato puntualmente e artisticamente. E allora veramente possiamo dire con Francesco, fratelli e sorelle, buongiorno, arrivederci.